Questo vertice si è concluso con una promessa di annessione da una parte, dal lato della NATO, e dall'altra parte, nella Russia, si parla di guerra fredda. Qual è la sua analisi personale sul futuro? La mia analisi personale sul futuro rimane la stessa. La mia analisi personale sul futuro è che noi non possiamo scambiare il concetto di pace con un'invasione e che l'unico modo per costruire davvero pace è mantenere sul campo un equilibrio che a un certo punto costringa a una pace giusta, e una pace giusta chiaramente non può prescindere dal diritto internazionale e dal diritto dell'Ucraina, e credo che questo sia l'unico modo per, insomma, ricostruire, no, poi nel futuro uno scenario davvero di pace, perché altrimenti è vero che rischiamo, diciamo, uno scenario che ci riporta un po' indietro rispetto agli anni che abbiamo conosciuto. Grazie. Grazie, Presidente.